coda da fare. C'era soltanto una persona davanti a me, quindi sono entrata abbastanza facilmente. Intanto aspetta, vediamo se riusciamo a abbassare un attimo il volume. Allora, audio. Chiamano tutto alla musica, la tolgo completamente perché può dare magari fastidio per il discorso dei copyright. E quindi mettiamo tutto al centro perché non so quanto sia alto. Poi magari a volte quando faccio le live mi supera il volume la mia voce, quindi meglio che ci sia bassa. Io chiaramente è la prima volta che entro in questo gioco, quindi non ho idea assolutamente come si giochi, quindi vediamo un attimino. Dunque, allora, qui dice che c'è una nuova avventura. Raccogli la legna da terra col tasto F. Ok, dov'è? Da terra, perché da terra? Non lo so. Raccogli fibre tessuto dai cespugli sempre utilizzando il tasto F, come nella maggior parte dei giochi, e produci una mazza di legno dal menu creazione. Ok, adesso vediamo un attimo se c'è la live online. Sì, quindi posso procedere. Dunque, allora, vediamo un po'. Qui ci sono delle anche pietre, ma non me ne fa prendere. Allora, mi sembra un po' pesantino nel... Ecco, allora, qui già mi fa vedere che posso raccogliere, ma mi pare anche che faccia capire... Tasto F, oh mamma mia. Ok. Dunque, l'ha preso. Ha fatto fuori praticamente tutto il cespuglio. Ok. Questi proprio sono i primissimi passi. Allora, una volta che ho completato la mia missione, che era appunto quella di raccogliere i cespugli, ma tirato una riga sopra, diciamo, la missione, quindi vuol dire che l'ho completata. Poi la legna da terra, dov'è che sta sta legna? Vediamo un attimo. Dunque, qua vedo dei... Quello che cos'è che si aggira lì? Una scimmia, che cos'era? Giocatore? Non lo so. Oddio. Allora, vabbè, ok, qui posso continuare a raccogliere. Purtroppo mi si è frizzato. Non gira benissimo. C'ho delle problemi di lag. Dunque, vediamo se... Allora, questo qua dovrebbe essere uno dei walker, forse di qualche giocatore, o non lo so se è di default nel gioco, non so niente. Che dice qua? Ricerca, vai avanti col tutorial per raccogliere i frammenti. Vabbè, ok, però se non riesco a capire... Ah, forse è questa qui la legna da poter raccogliere, ok. Intanto mi ha dato qui sulla destra il simbolino che ho raccolto un legno e mi ha dato uno di esperienza, veramente poco. Ok, quindi la legna è quella lì. Poi credo che potrò farmi... Cioè, credo, sicuramente mi potrò fare l'ascia e raccoglierne di più. Eccoli qua. I pezzi di legna. Ecco, quindi ho finito adesso la mia prima nuova avventura. Ho completato due missioni su tre. Come potete vedere, qua c'è proprio molto chiaro. Ma purtroppo c'è un po' lag, quindi non è che sempre. E ho fatto il livello 2. Poi dice produce una mazza di legno nel menu creazione. Allora, vediamo sto menu creazione. Tasto C. Dunque, allora, qua abbiamo che possiamo produrre armature, armi. Io al momento ho soltanto queste qui, poi credo che forse andando avanti nel gioco ne usciranno altre. Equipaggiamenti, interagibili, che non so che cosa sono, ma mi sembra che sia una benda appunto, però devo sbloccare questa tecnologia dall'albero delle tecnologie. Premi tasto O, che non so cos'è, poi le munizioni e gli strumenti. Qui continuo. Allora, qui diceva che devo fare una mazza di legno. Allora, dov'è che sta la mazza di legno? Sarà nelle armi questa? No, questo è un bastone. Ah, eccola qui, l'accetta. E dov'è sta mazza? Equipaggiamento, interagibili, non la trovo. Qui sono dei vestiti. Andiamo sotto, che dovrebbe essere il mio inventario, che è veramente piccolissimo. Boh, non so se c'è modo, forse qua.
per ingrandirlo, perché veramente ci sta un tubo. E poi diceva di cliccare un attimo il tasto O. Oddio. Albero delle tecnologie. Vitamine. Apri albero. Equipaggiamento. Produzione. Costruzione. E walker. C'è tanta parecchia roba. Allora, vediamo un attimino qui l'equipaggiamento. Ah, è fatto così con i rami. Quindi qua mi fa vedere che posso andare alla bottiglia della fortuna. Questo cos'è? Un rampino riparato. Il bendaggio rudimentale. La maglia e i pantaloni in tessuto, che non sarebbe male potersi rifare. Qua sotto cosa c'è? Turbante in tessuto. Sono poi i vestiti. Ah, ecco, la borsa di raccolta. Questo è importante perché ho visto che c'era praticamente l'inventario che era minuscolo. Però sono un po' poche, eh. Ah, si possono ingrandire e diminuire la grandezza. L'accetta. Questa qua me la posso sbloccare? Come si sblocca? Così posso prendere più legna. Boh. Non lo so. Ah, perché devo seguire le linee, giusto. Quindi devo andare a sbloccare prima la bottiglia. Se riuscissi a sbloccarla, non ho capito come fare. Vabbè. E quindi poi qua abbiamo le pozioni, ce n'è soltanto una. Poi qua che cosa c'era? Questo quello di prima, abbiamo già visto. Qua abbiamo fuoco da campo, anche questo servirà per mangiare. Ma come si sbloccano? Forse non ho punti. Poi il letto di sabbia, base di sacchetti di sabbia, cassa piccola, piccola sacca d'acqua e vabbè, qui niente. E qui poi infine abbiamo i walker, che però qui me ne fa vedere soltanto due. Forse livellando riesco a prenderne gli altri. Magari fatemelo sapere se già siete più avanti di me nei commenti. Com'è la possibilità qui? Allora, dunque, comunque tornando a noi, io non ho capito, qua diceva produce una mazza di legno. Ma dov'è? Sta mazza di legno non la trovi? Nelle armi dovrebbe essere, no? Comunque questo è un bastone da combattimento. Vediamo se. Allora, questo per farlo, intanto vediamo come funziona. Allora, dice che ci vogliono 7 di legna e ce n'ho 11, più 5 di tessuto, che credo che tessuto ce l'ho preso dalla fibra, dai cespugli, quindi la posso fare e dice di tenere premuto. Ok, quindi questo. Bastone da combattimento, mi fa 35 di danno. Dove me l'ha messo? Beh, non lo so. Ok, qui me lo fa vedere rosso perché. Ah, perché non posso farlo perché adesso ho consumato tutta la. Comunque era quello lì da fare. Cioè, vabbè, aveva un nome diverso praticamente. Ok, ora un'altra. Praticamente questo è un piccolo tutorial che vi fa all'inizio. L'essenza di vita dice apri l'inventario per coprire la mazza di legno. Tasto I. Ma scusa, non è questo l'inventario? Ok, e l'avevo già messa. Poi anche tra l'altro dove è andata a finire? Boh. Ma non la trovo più. Queste sono i consumabili. Ah, questi poi anche. Ok. Ma la mazza dove è andata a finire, ragazzi? È sparita. Boh, non lo so. Poi mangia polpa di cactus del cactus. Ma come si fa a mangiare la polpa del cactus del cactus? Ah, ma perché. Dovrei utilizzare la mazza che ho fatto prima. Quello chi è? Che cos'è? Vabbè. Purtroppo non la trovo più. Devo guardare con calma un attimo come funziona sto gioco, dove è andata a finire. E comunque, vabbè, riesco a prenderla anche con le mani. Chiaramente quando vado a colpire mi ferisco. Devo farne un po' 16 di queste qui. Se questo 16, ok. Queste infatti ti danno anche l'acqua. E ho fatto anche una guida per la raccolta delle risorse. Quindi magari se non l'avete vista andatevela a vedere. Dunque, allora, ma la mazza è scomparsa nel nulla. Io non so dov'è. Ah, forse qua. Questo mostra equipaggiamento. Ma no, non la vedo io dov'è. Questo che cos'è? Rampino rotto. Che sarebbe questa cosa qui che ho nel braccio. Poi dice mangia la polpa di cactus nell'inventario. Ok.
Come si fa a mangiare? Ah, l'ho già mangiata una, basta cliccarci sopra. Allora, devo mangiarne praticamente in totale 8. Quindi dovrebbe alzarmi in teoria alcune. Ecco qua, allora, qua, non so se si vede, tutto in basso a sinistra c'è praticamente, credo, la mia vita, che boh, è bassissima, e non so come andarla a fullare. Probabilmente dovrò mangiare qualche pozione. Questa linea verde, che forse sarà la stamina, e questa qua, comunque non lo so perché non c'è scritto niente, che è l'acqua che ho nel corpo. Quindi mangiando adesso il cactus mi dovrebbe aumentare. Facciamo proprio secca secca. Si fa per dire, ne devi mangiare veramente tantissimo. Allora, mangiamo tutto quello che abbiamo preso. Ok, quindi mi ha dato esperienza per aver fatto questa, diciamo, missione, quest'altra missione. Poi dice, trova un frammento tra i rottami dei Walker. Ah, eccoli qua, il discorso dei frammenti. Cosa serviva quel rottame? Non era quindi un rottame di giocatori mollato lì, ma era appunto messo a posto per il tutorial. Allora, vediamo che sono sti frammenti. Vabbè, qui mi ha dato un frammento, che non ho capito bene che cos'è stato. Perché qua dice ricerca, non è possibile acquistare altra conoscenza in e poi non finisce la frase. Vabbè, in questo posto sarà. Dunque, poi usa un frammento dall'inventario per andare all'albero delle tecnologie. Però questo è opzionale. Sblocca il letto di sabbia nell'albero della costruzione. Oddio. Aspetta. Allora, proviamo a fare la opzionale. Usa un frammento dall'inventario per andare all'albero. Che cavolo è sta? Ah! Ma perché? Allora, col destro. Ecco qua. Ma perché l'ho dovuto usare per andare qua? Non potevo andare direttamente. Vabbè. Sblocca il letto di sabbia dall'albero delle costruzioni. Ah, mi sembra che era tasto O. Il letto di sabbia, dov'è? Costruzione, ah, eccolo qua. Ed è questo qua. Adesso forse lo posso sbloccare, eh? Ah, forse perché devi avere per sbloccare questi frammenti. Ecco perché prima. Ah, bisogna tenere premuto. We Ok. are Infatti mi ha consumato un surrounded by frammento. wastes. One side of the earth is hot and No, barren. aspetta un attimo. Okay. The Cioè, se non other ci fosse stato il side tutorial is non si capiva dark, un tubo. covered Poi in vediamo che qui in ice. altro c'ho P, che sarebbe, diciamo che cos'è? Ah, le statistiche del mio personaggio. Esperienza, eccetera. Salute, i danni, la destrezza, la resistenza. Poi, qui ancora mi dice raccogliere le fibre. Ah, devo raccogliere e arrivare a 25. Poi, vabbè, il tasto I l'abbiamo già visto. Il C l'abbiamo visto. B, che cos'è? Ah, si possono smantellare le attrezzature. Non è male, è carino. Ho fatto abbastanza. Cioè, finora è abbastanza chiaro. Poi G, che cos'è? Ah, il mio clan per essere abitata in un clan. Poi la M dovrebbe essere la mia mappa, che è fatta così. Qua cos'è tutta sta roba? Punti di spawn, walker, armi, conquiste. Ah, vedi, si possono anche conquistare le cose. Contenitori. Vabbè, poi ci darò un'occhiata. Con calma, perché adesso sono in live, quindi devo anche avere certi ritmi. Vabbè, prendiamo sto fibra che mi diceva che ne devo arrivare a 25. E ora costruisci un letto di sabbia nelle mie costruzioni. Ma, cioè, ma qua credo che il letto poi mi servirà per quando muoio. Se muoio dovrei ripopare nel letto, credo, perché tanto è così da tutte le parti. Comunque, la mia mazza è scomparsa. Qualcuno mi saprà dire dove è andata a finire. Mi sto spaccando tutte le unghie. Ah, vabbè, adesso io raccoglierò un po' di roba e cercherò di capire alcune cose, quindi poi magari farò un'altra live o un altro video, quello che è. Quello che cos'è? Ah, ma forse è un altro giocatore. Non si capisce se sono giocatori o sono scimmie. Cosa facciamo, ragazzi? Ci andiamo vicino? No, mi sembra una scimmia più che altro, ma quello è un altro animale. Scappiamo. Allora, vediamo se riusciamo a scappare e sparire. È una specie di giocatore scimmia. Non lo so. Oh, aiuto, aiuto. Speriamo che ci molli dopo un po'.
Dunque, allora, vediamo se correndo andiamo a consumare. No, quella barra verde non si consuma. L'ho seminato il mostro lì. Mi pare di sì. Poi, chiaramente, correndo andrò anche poi a perdere l'acqua. Mi verrà sete, però vabbè. Però, grazie a Dio, pare che è sparito. Non so dov'è che cavolo più era. Adesso non mi voglio azzardare più ad andare lì da quel mostro. Poi c'era anche un'altra specie di animale che non so bene che cosa fosse. Devo vedere bene che cosa sono. Allora, intanto facciamo l'ultima. Costruisci un letto di sabbia dal menu di costruzione. B. Che cos'è il menu? Ah, questo qua. È l'unico che... Ma non l'avevo già fatto io sto coso. Oh, vabbè. Allora, mi serve della sabbia? No. Allora, 50 di tessuto e sabbia. Sì, sabbia. Ecco. La sabbia dove la prendo io? Non lo so. Ah, ma mi fa vedere sta fare... Allora, che... Ah, no, già me lo fa vedere. Ce l'avevo già perché l'avevo sbloccato. Me l'aveva dato. Quindi me lo fa vedere così. È rosso, non lo posso mettere. È verde così, però la sabbia da dove la prendo? Non lo so, vabbè, l'abbiamo messo. The wilds are E ho fatto il overrun livello with 4. savages called Rupu. Allora, ok. They watch you from Midrash. Terrà No, vabbè, non lo voglio smantellare. Come faccio a togliere sta cosa? Ok. Dunque, adesso iniziano altre missioni da fare. Il letto fa veramente pietà. Praticamente una roccia, sembra più che altro una roccia più che un letto. Non so se si può ingrandire, no? Vabbè, comunque sì. Spero che si capisca. Allora, vediamo un po'. Ma poi, scusa, sulla mappa io dov'è che sto? Ah, eccomi, questa qua. Ok. Qui cosa c'è? Del villaggio, questo qui è un lago. Ok, vabbè, comunque. Serve semplicemente. Ora raccoglierò un po' di roba, cercherò di capire dove è andata a finire la mia. Praticamente la mia mazza. E poi. Qui dice equipaggio un'arma, quindi dovrò farmi un'arma, attacco dall'altro trascina il mouse. Vabbè, altre missioni che non so come si fa a girare l'immagine. Dice sempre quel brutto uomo. E quindi ragazzi, fatemi sapere se vi interessa. Oh santo cielo, ma chi è questo mostro? Vabbè, se vi interessano altre guide su questo gioco, fatemelo sapere nei commenti. Io adesso scappo. E vi ringrazio di aver visto e naturalmente mettete un mi piace a questo video e iscrivetevi. Ciao! Per fortuna non hanno un granché di aggro.